aprendo il mio profilo, questa è l'immagine, io dico lo stemma che potete leggere. Qui leggi quello che altri non hanno il coraggio di pubblicare. Ora, stamattina, aprendo il mio profilo, ho trovato una sorpresa. Guardate qui. Facciamo scorrere. Account con limitazioni. Visibile solo a te. Visibile solo a me. E quando mai? Ma davvero, ma siamo pazzi? Ma ultimamente sti facci e bucchini ne hanno fatte tante, no? Non ultima, quella di interdire i filmati di Trump, ora che non è più presidente. Prima stavano belli accucciati tutti. Ora, può capitare a tanti, specialmente in America, di avere un'intuizione. Certo, caro Zuckerberg, te sei trovato certi collaboratori che, mamma mia, forse è per questo che sei ricorso all'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale ancora non è perfetta. Gli manca quel quid di umano che ancora non ce l'ha. Allora andiamo a vedere questa limitazione visibile solo a me. La rendiamo pubblica. Allora, che è successo? Account con limitazioni. Non puoi pubblicare o commentare per altre 23 ore. Inizialmente era di 24. Ma che avrò combinato di tanto come il mio amico Alvaro, che anche lui è stato squalificato per 24 ore. Ma io che cosa avrò fatto di tanto in questa... Ma andiamo avanti, va, scopriamo perché. Perché il tuo account è soggetto a limitazioni? È perché il tuo post non rispetta gli standard della community. Ma qual è questo post? Fatemi vedere. Oh, po' bacco. Questo sarebbe il post che non rispetta gli standard. Qui c'è un professore. Serge Renaud, noto apologeta delle proprietà terapeutiche del vino. Insomma, se mi pubblica un articolo simile, perché non dovrei crederci? Certo, in quantità limitata. Ora, io che cosa ho fatto? E sotto ci ho messo una butade, no? Il vino di Frascati è anti-Covid. E fatemela fare un po' di pubblicità a Frascati, no? Eh no. Mi consigliano, visita il centro informazioni sul Covid per risorse sui vaccini. Allora, a me mi hanno squalificato per 24 ore, no? Roba che su Facebook, fra terapeutisti, novax, eccetera, eccetera, complottisti, le fregnacce si sprecano, mannaggia la miseria, e a me mi dai una squalifica di 24 ore. Mark Zuckerberg, fatti ricoverare, bamboccione che altro non sei. Ci avrei pure i soldi, ma
Porca miseria, d'intelligenza mi sa che stai a corto, eh. Te saluto, Mark.